Si parte dalle scuole per dire no alla violenza sulle donne. Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha voluto donare come simbolo la Costituzione agli studenti che hanno partecipato all'iniziativa con elaborati e opere. Una giornata ricca di significato, quella organizzata dalla prefettura di Pescara nella sala della provincia. Diversi studenti delle scuole superiori che hanno avuto modo di raccontare la propria opera, creazione tra disegni, video ed altri elaborati proprio sulla violenza sulle donne. Signor Prefetto, lei ha voluto questa iniziativa perché contro la violenza di genere si deve partire soprattutto dalle scuole. Sì, nell'ambito del tavolo contro la violenza di genere che abbiamo qui in prefettura abbiamo messo in atto questa iniziativa che mira in realtà a ribaltare il rapporto tra adulti e giovani. Per una volta abbiamo chiesto ai giovani di spiegarci il loro punto di vista sull'argomento. Devo dire che, come potete vedere dalle opere che hanno realizzato, c'è una grande sensibilità da parte loro. E voi avete donato anche un regalo decisamente particolare a ognuno di questi studenti. Sì, la Costituzione, che è il nostro punto di riferimento, non solo per le istituzioni, ma per tutti i cittadini. La violenza di genere si è celebrata la giornata del 25 novembre, però l'attenzione deve essere tenuta alta tutto l'anno. Sì, noi continueremo a lavorare nell'ambito del tavolo che abbiamo qui in prefettura, appunto dobbiamo continuare a lavorare, metteremo in campo altre iniziative nei prossimi mesi. Le scuole come hanno reagito? Gli studenti come hanno reagito a questa iniziativa? Le scuole sono sempre molto sensibili, sia l'ufficio scolastico provinciale, sia tutte le scuole sono molto sensibili sugli argomenti che possono in qualche maniera incidere sulla formazione culturale dei ragazzi, e quella è la chiave di volta.